Bentornati ragazzi sul canale Tutto Tech. Quest'oggi vi voglio presentare un altro accessorio per l'Ecoflex. Sì, non ci è presa la fissa per l'Ecoflex, però sinceramente questa era una novità veramente importante secondo noi della casa Moco. È una marca cinese, con non poche remore lo abbiamo acquistato pensando chissà se funziona veramente. Stiamo parlando del sensore infrarossi per poter comandare il televisore direttamente con il vostro Ecoflex. Come funziona? Come al solito, basta semplicemente prendere l'Ecoflex, agganciare nella parte sottostante l'accessorio in questione. Quella sotto non è una lampada, ho provato in tutti i modi e non si accende. Il sensore infrarossi è questo qua di fronte. Quindi l'ho collegato alla presa di corrente e una volta programmato, poi vi faremo vedere nel dettaglio come, potete comandare il vostro televisore della cameretta magari dei figli. Nel mio caso l'ho messo in cameretta da mia figlia per far sì che lei col comando vocale, perché a volte perde il telecomando nei meandri del letto, dietro il letto piuttosto che, quindi adesso non ci sono più scuse, il televisore può essere spento tranquillamente. Detto questo ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. Ma detto questo ragazzi, vi lancio la nostra sigla! Vi salto a pie pari la parte dell'unboxing perché si tratta semplicemente di una scatoletta delle dimensioni dell'accessorio. Quindi non mi sembrava il caso aprire la scatoletta per far direttamente l'unboxing. Quindi il prodotto comunque è questo. Nella parte frontale, come vi dicevo prima, abbiamo il sensore infrarossi che lancerà il segnale al televisore. Questo è la spia per poter fare il pairing, quindi per poterlo accoppiare inizierà a lampeggiare blu quando farete la ricerca. Se non lampeggia di blu velocemente, sul lato destro trovate il tasto per poter azionare il pairing, quindi una volta premuto questo inizierà a lampeggiare dopo circa 5 secondi. Qui vi faccio vedere la gamma di accessori che ho riunito per l'Ecoflex. Quindi abbiamo il sensore di movimento che, ripeto, funziona veramente bene. Unica pecca, dovrò riprovarlo per vedere se hanno ampliato la funzione di attivazione e disattivazione. Il sensore che vi spiegavo poc'anzi e la luce notturna con la possibilità di dimmerarla e di cambiare colore. Detto questo, andiamo a vedere sull'applicazione come funziona. Entrate nell'app Smart Life, premete sul tasto in alto a destra più, sulla parte sinistra andate su altro e poi IR Smart. A questo punto ci chiederà la password e l'utenza del Wi-Fi. Ci ricorda che questi prodotti funzionano con 2,4 GHz, quindi se per caso avete un modem che funziona sia a 2,4 che a 5, sono due le cose: o vi spostate in un'altra stanza lontani dal modem e questo può far sì che il prodotto agganci direttamente il 2,4, oppure dovete disabilitare tramite il computer il 5 GHz, dopodiché potete procedere tranquillamente. Fatto questo, clicchiamo sul tasto avanti e facciamo cominciare la ricerca, ma prima giustamente ci dice controllate che il dispositivo lampeggi di blu velocemente. Se non lampeggia di blu velocemente, sul lato destro trovate il tasto per poter azionare il pairing. Una volta fatto questo gli diciamo che lampeggia e clicchiamo su avanti e inizia la ricerca. Ci vediamo alla fine. Ha trovato il dispositivo, potete rinominarlo se volete cliccando sulla pennina, lo rinominiamo subito, lo chiamo TV, gli diamo un'indicazione di dov'è, stanza da letto seconda, e clicchiamo su fine. Ok, adesso dobbiamo fargli capire che cosa deve comandare. Clicchiamo sul tasto Add, carica tutti i prodotti e gli diciamo TV. Adesso dovremmo selezionare la marca del televisore, il nostro caso è LG. Ora prendiamo il telecomando del televisore e premiamo il tasto di accensione e spegnimento verso il ricevitore IR. Dopo tre tentativi, come avete potuto vedere, al terzo è andata a buon fine. Quindi la procedura è semplice, si punta il telecomando verso il nostro
Ecoflex, dove c'è il sensore nella parte anteriore, si clicca il tasto rosso di accensione e spegnimento del televisore, dopodiché si clicca direttamente qui sullo smartphone il simbolo dell'accensione e spegnimento. Se non dovesse funzionare, cliccate il tasto sinistro in basso con su scritto Another One, oppure, come nel nostro caso finalmente la terza volta, gli diremo Can Control. E ora ci fa programmare gli altri tasti, quindi quello per i canali. Canale indietro e funziona, quindi diciamo Can Control e qui penso che ci faccia fare la programmazione di tutti i tasti del telecomando, comunque principali. Adesso proviamo con questo, anche qui al terzo tentativo, dipende sempre evidentemente dal tasto, probabilmente la programmazione di alcuni va subito, altri invece bisogna fare altri tentativi. Ok, una volta fatto questo abbiamo il telecomando virtuale, come abbiamo visto tantissime altre volte. La comodità di avere un Ecoflex collegato alla presa di corrente e la possibilità di avere anche un IR Smart che vi può controllare il televisore è veramente comoda. In questa schermata ci chiede se vogliamo programmare altri tre tasti, magari facciamo quelli del volume. Volume su è andato e ne potremmo fare tanti altri. Spegni TV. Accendi TV. Dopo la configurazione, che avete visto è molto semplice, sinceramente mi ha lasciato anche abbastanza sbalordito, perché sono bastati due o tre tentativi, dopodiché ha riconosciuto il dispositivo e non avevo disabilitato il 5 GHz. Quindi questo vuol dire che l'escamotage, tra virgolette, di andare in un'altra stanza abbastanza distanti dal modem funziona in alcuni casi, o comunque vi basterà riprovare qualche volta e avere un po' di pazienza, come al solito quando si parla di domotica. Quindi vi lasciamo qui sotto in descrizione il link per poter acquistare gli accessori e anche l'Ecoflex, anche perché senza di quello gli accessori non servono assolutamente a nulla. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!